tanto fa rima con il cuore, ma pochi sanno che cos'è. Io non so cos'è l'amore, ma so che io la voglio e lei lo vuole. Ciao a tutti ragazzi, sono Tyler e bentornati sul mio canale. Oggi video scomodo, i 10 Tyler che nessuno capisce. Siccome sto preparando tanti video nuovi, tanti contenuti nuovi, tra prank, rimorchi, musica, live streaming, veramente di tutto, voglio prima risolvere dei conflitti, diciamo delle curiosità che mi porto dietro da tempo. Però prima di proseguire, porco... E iniziando da questo video proviamo un po' a sciogliere le vostre perplessità. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram alla voce Trust No Tyler e su Twitch invece nel link in descrizione. Tra l'altro faremo una live anche stasera. I metodi di rimorchio che ho sempre portato sul canale, molti li vedono come una flexata. Molti pensano che io porti questi tipi di video per flexare che rimorchio un botto, che tutte le ragazze ci stanno, wow, sono il playboy. Quando ho iniziato tanti anni fa a fare questi tipi di video, l'ho fatto per rompere, diciamo, il ghiaccio che c'era dentro me. Ero una persona abbastanza riservata, beh, riservata lo sono tutt'oggi, diciamo timida, e mi ha sempre stuzzicato la ricerca di un metodo per rompere il ghiaccio con le ragazze. Ogni mio metodo di rimorchio l'ho sempre fatto per trasmettere, diciamo, una sicurezza del tipo: se l'ho fatto io puoi farlo anche tu. In secondo luogo, ovviamente, per divertirmi. Per molti ragazzi affrontare una tipa è quasi un mostro, è quasi un incubo. Io voglio un po' combattere questo demone facendo vedere che molto spesso le ragazze si possono approcciare anche con una cazzata, con una scusa un po' scema. E siamo qui insieme alla nuova madre natura della puntata. Stai sbagliando. Non sei madre natura? Del futuro ti faccio un disegno. Poi col tempo, ovviamente, facendo dei rimorchi veramente spaziali, è diventata un po' flex. Ma in realtà il movente primo è un altro, ovvero il divertimento, come ho già detto, e trasmettere un po' di sicurezza ai maschietti. Il secondo Tyler che nessuno capisce si riferisce alle ragazze che rimorchio nei video. Ma te le bombi davvero? Ci esci davvero insieme? Hai mai fatto qualcosa con una ragazza che hai rimorchiato in un video? La risposta è ovviamente sì, ragazzi. Quando capita che una ragazza mi piace e mi interessa, dovessi anche rimorchiarla in un video, non vedo perché non ci dovrei uscire, non ci dovrei fare cose. Sicuramente ho la scusa di poter scrivere a tante ragazze diverse, però alla fine quelle con cui vado veramente a concludere sono quelle che mi piacciono davvero, quelle che mi interessano, che hanno un minimo che mi attrae davvero, altrimenti sarei un po' una bitch. C'è una frase di Fabri Fibra molto bella che adesso vi dirò, che fa così: se avessi venduto quello che nella vita ho fumato, a quest'ora sarei quattro volte più ricca. Se fossi andato con tutte le tipe che volevano, a quest'ora mi sarei già perso, smarrito. Quindi insomma è vero, rimorchio tanto, però comunque la mia vita privata cerco di tenerla un minimo normale, visto che già è difficile farlo, un minimo proprio pochetto. Il terzo Tyler che nessuno capisce è Tyler fidanzato. Ma quando ti fidanzi? Quando ci presenti una tipa e la fidanzatina? Mi sembra palese e devo ammettere che fidanzarmi per me sia una bella sfida. Fidanzarmi significherebbe avere qualche difficoltà nel rimorchiare e provarci con gente a caso. La mia missione sarebbe quella di trovare una ragazza perfetta che non mi faccia sentire il bisogno di rimorchiare nessuna, una ragazza da apprezzare così tanto da togliermi la voglia di portare video di rimorchio, oppure una ragazza che mi apprezzi così tanto da lasciarmi fare in pace i video di rimorchio, consapevole del fatto che mi piacciono tutte ma amo solo lei. La mia faccia. Cosa che, ahimè, è un po' complicata da fare, da trovare. È un po' il gioco della ricerca dell'anima gemella. E devo dire che non mi dispiacerebbe, però sono sicuro che influirebbe abbastanza sul mio modo di essere, sul mio modo di vivere il canale YouTube. Se non sono convinto al 100%, evito di mettermi insieme, impegnarmi in una relazione. O forse magari non mi caga nessuna. Nel frattempo cerco di fare quanti più video rimorchi possibile. Registro più pezzi che posso, se crepo succede qualcosa sto a posto. Il quarto Tyler che nessuno capisce è il Tyler prima di YouTube. Sei mai stato fidanzato? Hai mai avuto una relazione? Anche prima di YouTube, ragazzi, mi sono sempre comportato bene, mi sono sempre trovato bene con le ragazze. Ho avuto le mie storie d'amore, ho avuto le mie sottonate. Con una tipa sono rimasto anche un anno e mezzo, forse due. E ho cercato sempre di comportarmi come il fidanzato perfetto, perché secondo me se devi fare una cosa la devi fare bene. Quindi se mi devo fidanzare con una tipa la devo far sentire proprio la queen, la principessa. Ok, smettiamola.
Il quinto Tyler che nessuno capisce è Tyler con Manny Fresh. Sono stato molto discusso l'anno scorso per essermi dimostrato dalla parte di Manny Fresh, personaggio molto criticato dal web. Quello fa le cose fake, Tyler invece è vero, perché deve mescolarsi così? Semplicemente, ragazzi, perché ho conosciuto Manny prima che facesse tutte quelle sue cose, sapevo soltanto del suo passato da gangster americano nel ghetto, cosa che in realtà è vera, e ne sono rimasto molto affascinato, io che comunque vengo da un mood hip hop bang bang. Anche se molto odiato sul web, Manny a me stava molto simpatico rispetto alla sua storia, e insieme in quel periodo abbiamo portato avanti dei progetti esageratamente troll. Posso capire che alcuni di voi non piaccia come personaggio, però comunque io l'ho visto sempre come un amico e basta, raga. Mi fanno schifo le persone che cambiano opinione su una persona solo perché frequenta un'altra persona. Cioè, paradossalmente, grazie a Manny ho scoperto un botto di persone che stavano con me soltanto per affari, diciamo, soltanto perché dovevano ricavarne qualcosa. Ho sgamato molte persone false, diciamo, che si sono rivelate in realtà un po' opportuniste. Quindi niente, bella per Manny, aspettiamo il prossimo pezzo con bello figo. Sempre a Burger King. Il sesto Tyler che nessuno capisce è Tyler con Cane Secco. Ho trollato Cane Secco! Ci siamo molto legati io e lui, dal momento che la mia prima canzone è stata prodotta proprio dal producer con cui lui stava lavorando da qualche pezzo. A causa di diversi motivi ci siamo un po' allontanati tutti, ognuno diciamo per la sua strada, e a me questa cosa un po' spiaceva. Ho cercato di coinvolgerlo in alcuni progetti a cui lui inizialmente mi è sembrato interessato, ma che in realtà a causa di qualche incomprensione ho scoperto che non era proprio così, e si sono andati a creare alcuni malintesi. Comprendersi con le altre persone non è mai facile fino in fondo, e possono capitare situazioni paradossali dove si scoppia tutto. Quello che conta secondo me è che alla fine sia tutto risolto, e se ripensiamo anche alle vecchie discussioni ci facciamo una risata entrambi. Secondo me veramente attualmente non c'ho nessun problema con nessuno, quindi veramente peace. Cosa che però ci porta al Tyler che nessuno capisce numero 7, come veleno 7. Sei amico di Cane Secco ma sei fan di Jamie Tights e Madman, come la prendi il dissing tra loro? Mi sento come un bambino in mezzo ai genitori che stanno divorziando, litigando. Non è che mi disturbi l'esistenza, diciamo, però comunque è una cosa antipatica che preferirei finisse in peace and love. Per me sotto sotto sono come Romolo e Remo che litigano, si odiano tanto ma secondo me sono fatti un po' della stessa sostanza, hanno condiviso talmente tante cose che secondo me è impossibile odiarsi davvero così tanto. Magari ci sono delle cose non dette, delle cose che noi non sappiamo, che non possiamo comprendere. Ho apprezzato il dissing di Cane Secco perché almeno ha detto la sua fuori dai denti, ha espresso il suo punto di vista con una canzone. Ben venga, secondo me finalmente abbiamo una campana delle due, diciamo. Piuttosto che portarsi dietro dei rancori, meglio vuotare il sacco. Questa cosa è imbarazzante, credetemi, ma io odio porco due i soldi. Cioè basta, madonna, basta. Cioè la maggior parte delle persone non hanno soldi, ok? Quindi cos'è? Devo stimare soltanto il 5% di umanità che c'ha i soldi? No, mi stanno sul cazzo. Però sono fondamentali per vivere una vita dignitosa. Quindi dico, dai, facciamo sti spicci. Io viverei bene con gli essenziali. Però capisco anche che in un sistema capitalistico devi anche adeguarti. Se vuoi le ragazze fighe devi averci i soldi. Quindi vabbè, famo sti due spicci, io stavo bene anche a casa mia a farmi una bomba con una tipa a fianco, la TV cattolica, come cazzo Jesse Pinkman. Ho detto no, sto bene senza i soldi per ora, dimmi che c'ho i broschi o qualcosa, si va nei boschi e si suona, nei fantaboschi di zona, finché il cappotto si sporca, più già di rotto ci affonde, si fa una bomba e si torna. La TV al plasma va benissimo perché mi interessa, ma avere soldi a caso in più non mi interessa, vabbè. In realtà adesso voglio diventare ricco, ragazzi, perché l'11° Tyler che nessuno capisce è che Tyler è bipolare, poi Tyler vuole tutto, Tyler, basta. Per questo magari poi metto un video, faccio migliaia di euro, sì, ok, però poi non metto la pubblicità, cioè la disattivo, cioè avete presente gli youtuber barboni, porco due, vanno lì a mettere con la pesca, la canna da pesca per cercare di grattare tutti i centesimi, mettono 20.000 pubblicità, ma che cazzo. Freschissime fresche! Fai a fare, ma... Naturalmente, Dufour. Vai a lavorare, vai a lavorare! Grazie, vinci, vinci spesso, vinci adesso! E niente, questo video avrebbe dovuto portare chiarezza su chi è Tyler Strikes, penso che abbia portato soltanto più confusione. Per pinguì, rinfresca le idee! Lasciate un bel commento nei commenti, ditemi qual è un nuovo Tyler che nessuno capisce, che vorreste capire. Dite cosa ne pensate di me, DCP, la bestemmia combinata, mi raccomando. E niente, da Tyler Strikes è tutto, noi comunque ci vediamo la prossima settimana già con un nuovo video. Non mancate stasera live su Twitch alle 21. Trolling, 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 trolling.